Oggi parleremo di squat ed è probabilmente uno dei video più illuminanti che vedrai qua su web. Ma per farlo dovremo utilizzare questo e fare un piccolo esperimento insieme, una sfida. Vediamo se riesco a farlo ruotare qua nel tavolo senza cadere per almeno 10 secondi. Pronto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ci sono andato veramente vicino. Ma cosa c'entra questo con lo squat? Il video di oggi sarà diviso in tre parti. La prima parte vedremo le articolazioni e i muscoli coinvolti nello squat e sono sicuro che qua ti stupirò. La seconda parte vedremo perché alcune persone sono molto brave a squattare e sentono molto bene le gambe e altre non si trovano veramente con l'esercizio. E infine, nella terza parte, vedremo in questo caso come risolvere i problemi, quali aggiustamenti fare e come trarre il massimo dal tuo squat. E soprattutto vedremo cosa c'entra questo shaker e questo esperimento con la tua capacità di squattare. Buona visione. Ok, partiamo col capire quelle che sono le articolazioni e i muscoli coinvolti nello squat. Normalmente le persone vi diranno che ci sono tre articolazioni coinvolte, che sono quella dell'anca, quella del ginocchio e quella della caviglia, ma in realtà ce ne sono almeno un paio di più, che adesso vedremo perché. Partiamo con l'anca. Durante lo squat, nella fase eccentrica, quindi quando scendo, ci sarà una flessione dell'anca, quindi mi piego in questo modo in avanti. Viceversa, durante la fase concentrica, quindi a risalire, ci sarà un'estensione dell'anca. E quindi logicamente in questo caso i distretti che intervengono sono tutti gli estensori dell'anca, ossia il gluteo, in particolare il grande gluteo, tutti i femorali, quindi il complesso dei femorali, bicipite femorale, semimembranoso, semitendinoso, e gli adduttori, in particolare il grande adduttore, che partecipano nell'estensione dell'anca quando partiamo da una posizione flessa, cioè hanno questo ruolo estensorio, mentre sappiamo che partendo da qua hanno un ruolo flessorio, quindi coadiuvano la flessione dell'anca. Seconda articolazione coinvolta è proprio il ginocchio, in particolare durante la fase eccentrica del movimento il ginocchio tenderà a flettersi e durante la fase concentrica il ginocchio andrà ad estendersi. Ora di nuovo, i muscoli agonisti sono quelli che intervengono nella fase concentrica del movimento, quindi in questo caso gli estensori del ginocchio, ossia principalmente il quadricipite. È importante menzionare però che questa flessione del ginocchio in fase eccentrica ha una ripercussione sui muscoli posteriori della coscia, perché come detto partecipano attivamente in fase concentrica nell'estensione dell'anca, ma qua in realtà sono antagonisti del movimento di estensione del ginocchio, perché sono flessori. Quindi cosa vuol dire questo? Che i posteriori della coscia da una parte si accorciano, dall'altra si allungano, quindi la loro partecipazione nello squat è soprattutto una partecipazione stabilizzatoria. Nel complesso, in base ai gradi di flesso e estensione dell'anca e i gradi di flesso e estensione del ginocchio, quindi sostanzialmente in base a come performiamo lo squat, ci potranno essere delle differenze. Questo potrebbe accorciarsi leggermente o allungarsi leggermente, ma in entrambi i casi lavorerà sempre principalmente come stabilizzatore, perché il nostro corpo per esercitare forza ha bisogno di una posizione stabile e se nessuno una di queste due posizioni è stabile, questi non potranno generare tanta forza. Ok ragazzi, su questo discorso lo andremo ad affrontare in un altro video dove parleremo del paradosso di Lombard e perché il femorale, i femorali in generale, hanno un ruolo molto molto importante nella dinamica dell'accosciata. Però nel frattempo teniamo in considerazione che non hanno la capacità di partecipare, quindi l'attività estensoria viene generata soprattutto dal grande adduttore e dal grande gluteo. Altra articolazione coinvolta è quella della caviglia, in particolare abbiamo una dorsiflessione in fase eccentrica e una plantiflessione in fase concentrica. E qua il ruolo agonista è quello del tricipite della sura, quindi gastrocnemio, soleo, in altre parole il polpaccio. Ora è importante notare che il polpaccio ha anche un ruolo fondamentale di stabilizzazione del ginocchio. Quando siamo in basso, infatti, ha un vantaggio meccanico rispetto al femorale, quindi è veramente vitale la sua attivazione in movimento, in modo che qua non ci rompiamo. Quando invece andiamo in chiusura del movimento, quindi il ginocchio è esteso, allora il femorale ha un vantaggio meccanico e interverrà principalmente lui. Come detto, queste sono le tre articolazioni principali, ma vi avevo promesso almeno un paio di articolazioni in più, e la prima è quella del piede, non della caviglia, proprio del piede. Infatti, per mantenere l'equilibrio, noi sappiamo che possiamo poggiare il peso un po' più verso l'interno, l'esterno, e questo sta anche alla struttura della persona, ma sta di fatto che per stabilizzare quello che succede, questa articolazione qua è fortemente coinvolta e la muscolatura qua del piede in questo caso è fondamentale. E abbiamo poi un'altra articolazione di cui tante persone si scordano, che è quella della colonna vertebrale, quindi non dell'anca, della colonna, che deve cercare di rimanere neutra, perché non vogliamo andare a accentuare le curve in nessun modo, rischio infortunio.
E uno dei motivi per cui molto spesso sentiamo dolore alla schiena, che non è dolore ma è sovrafatica muscolare, sta proprio nel fatto che c'è un complesso di muscoli come gli erettori spinali, i trasversi spinali o il quadrato dei lombi che deve stabilizzare qua la colonna. E come vedremo questi muscoli sono tanto più coinvolti, maggiore è la forza applicata, il momento di forza, che aumenta con una flessione dell'anca molto più importante, che vedremo essere tipica di alcune persone quando fanno lo squat. Quindi alcune persone sono semplicemente più predisposte per loro struttura ad avere fatica sulla schiena quando squattano. Ultima articolazione, in questo caso Guglielmo qua non ce l'ha, ma ce l'ha da questo lato, è quella della spalla e in parte anche del gomito. Questo quando facciamo uno squat con bilanciere libero. Infatti il bilanciere poserà qua e nel momento in cui lo ho io devo applicare una forza in intrarotazione della spalla per poterlo mantenere, altrimenti questo mi spinge da questa parte e rischia di farmi male. E ovviamente ci sarà un'attivazione, seppur minima, di tutto l'upper back per poter stabilizzare bene il bilanciere e farlo appoggiare. Questo anche se usi il cuscinetto. Il cuscinetto semplicemente ti fa sentire meno male quando il carico è pesante. Però come detto, non è davvero uomo. Ok, viste quelle che sono le articolazioni e i muscoli coinvolti, già capiamo che c'è veramente tanta roba qua che interviene. Quindi quello che ci rimane a capire è perché alcune persone sono più predisposte per squattare e altre ci si trovano male, che è il motivo per cui alcune persone vincono tanto nelle gare powerlifting ed altre non sono portate per lo squat. Cerchiamo di capirlo. Ora, per capire la differenza interindividuale, dobbiamo riprendere il famoso esempio dello shaker che abbiamo fatto. C'era un primo caso in cui lo shaker non cascava, continuava a ruotare ma non cascava, e un secondo in cui, a forza di ruotare, a un certo punto è caduto e si è riversato sul lato. Riversato. Come si dice, Chris? Non lo so. Il motivo sta nel centro di gravità, ossia finché il centro di gravità rimane all'interno del cilindro, allora il cilindro non cade. Nel momento in cui il centro di gravità cade all'esterno del cilindro, allora il cilindro inizia ad avere una forza che lo spinge a cadere. Ma logicamente in questo esempio c'è la forza centrifuga, eccetera, eccetera, insomma, tanta roba. Però questo è uno dei motivi per cui la Torre di Pisa, se anche è storta, comunque non è a rischio di cadere, perché il suo centro di gravità cade all'interno della stessa, all'interno della sua base. Ok, però di nuovo Ludo, cosa c'entra questo con lo squat? Beh, ognuno di noi ha una struttura differente, in particolare un grande elemento di differenziazione è la lunghezza del nostro femore, quindi dell'osso che sta sulla coscia, dove stanno i quadricipiti. Ecco, guardiamo come esempio questi due omini. Questo omino c'ha un femore molto più lungo e questo c'ha un femore più corto. Tra parentesi, questo punto blu non è la testa, ok? Sarebbe ridicolmente piccolo per essere la testa e so che disegno male, ma non fino a questo punto. Questo punto è dove si poggia il bilanciere, quindi il peso che abbiamo. Ecco, il centro di gravità non è dato dal peso, ma in generale dal peso corporeo dell'atleta più il peso del bilanciere, che logicamente fa il grosso. Ma quello che possiamo vedere è che per bilanciare il centro di gravità, quindi per far sì che cada all'interno del piede, in questo caso della pianta del piede, chi ha il femore più lungo deve andare in maggiore flessione dell'anca, quindi buttarsi più in avanti. Viceversa, chi ha il femore più corto, allora può stare più verticale. E questa cosa la rivediamo molto spesso negli atleti asiatici. Questo perché gli asiatici tendenzialmente come morfotipo tendono ad avere gli arti più piccoli e il tronco molto lungo. Questo ovviamente gli porta un vantaggio nel poter squattare anche in maniera molto profonda rimanendo col busto verticale. Questo è uno dei motivi, oltre anche a quella che è la loro struttura del bacino, che gli permette di squattare senza andare in retroversione pelvica, quindi nel posterior pelvic tilt. Questo, che normalmente potete vedere se fate uno squat quando andate tanto profondi, tendete a far di questo. Ecco, nel caso degli asiatici molto spesso riescono a rimanere più stabili e non è un caso che nel weightlifting, nel powerlifting, nello squat in generale, sono atleti che si distinguono, sono veramente bravi e hanno questa forma che sembra perfetta. Ora vi apro un'altra piccola parentesi: avete mai sentito l'esempio del bambino? Molte persone dicono, vedete, dobbiamo fare come il bambino che per raccogliere qualcosa a terra squatta perfettamente e sta verticale. È un'abilità che avevamo ma che abbiamo perso per pigrizia o qualche ragione. No, in realtà l'abbiamo persa semplicemente perché il bambino ha un centro di gravità differente, perché ha la testa che pesa molto di più proporzionalmente rispetto al corpo di quando pian piano cresciamo. Quindi questo più le proporzioni del corpo lo porta a poter fare uno squat molto verticale, proprio perché il centro di gravità cade perfettamente all'interno. Se si sporgesse più in avanti la testa lo butterebbe e quindi cadrebbe. Ok, questo è tutto molto bello a livello teorico, ma facciamo un altro esempio pratico, proprio dal vivo,
e prendiamo due persone del nostro team, che sono Riccardo e Lorenzo. Aspetta un attimo, fai un zoom out per capire che cosa sta succedendo. Ecco, come vedete, Riccardo è giusto un filino più alto di Lorenzo. E Lorenzo ha la struttura perfetta del powerlifter. Tant'è che durante l'Academy, quando Reda fa le lezioni, ecco, lo prende proprio come esempio del powerlifter perfetto. Se vediamo lo squat, quello che succede è che Riccardo dovrà flettere molto di più l'anca, quindi andare più in avanti per stabilizzarsi, mentre Lorenzo potrà rimanere più verticale. Se io poi su entrambi forzo molta più discesa, vedrò che Riccardo è molto più incline ad andare in posterior pelvic tilt, quindi in retroversione pelvica, rispetto a Lorenzo. Ok, tutto bello, ma quali sono quindi i problemi? Cioè, semplicemente un atteggiamento, un setting che dobbiamo avere. Dov'è il problema? Ecco, i problemi sono principalmente tre. Questo soggetto col femore lungo, che chiameremo Riccardo, avrà una maggiore tendenza ad andare per l'appunto in retroversione pelvica, che porta a creare una situazione più pericolosa, sia per i dischi, sia anche perché quest'ulteriore tratto di ROM non è a carico degli estensori dell'anca, ma degli antiversori del bacino. Cioè, vale a dire, dal basso, quando lui deve ripartire, non estende l'anca, prima deve riposizionare il bacino, quindi tornare in antiversione, e poi solo successivamente può respingere con l'anca. E questo movimento a carico di distretti muscolari che sono verosimilmente più deboli, oltre a portare a determinati stress a livello infraspinale che aumentano il rischio infortuni. Insomma, non è una posizione bella in cui trovarsi. Oltre questo, come abbiamo detto, molte delle forze che entrano in gioco sul gluteo, sul lower back, sugli stabilizzatori della colonna, sono accentuate quando abbiamo una maggior flessione dell'anca. Ossia, questa posizione porta molte più forze, molto più carico qua dietro e tendenzialmente meno carico qua in avanti, mentre questa posizione ci permette di avere un carico dominante sui quadricipiti, che è il motivo per cui si dice, come vedremo tra un attimo, il front squat è una variante di squat che ha più focus sui quadricipiti rispetto al back squat, quindi lo squat con bilanciere classico. Altro ed ultimo problema è che questa accentuata flessione dell'anca streccia molto di più tutti i muscoli posteriori della coscia, che abbiamo detto essere estensori. Quindi se avrò una minor flesso estensione del ginocchio, una maggior flesso estensione dell'anca, questi muscoli verranno sollecitati di più in stretch. E molte persone non hanno tanta mobilità, che è il motivo per cui tante persone sentono fastidio sui femorali, o altre persone dicono che quando squattano sentono tanto i femorali lavorare. No, in realtà non li stai sentendo lavorare, sono semplicemente molto rigidi e quando si allungano dà semplicemente fastidio, ma non è una sensazione di allenamento. Stanno faticando, ma non in senso positivo. Quindi generalmente questa persona è una persona che potrà includere più facilmente lo squat nella sua routine, sarà avvantaggiata e probabilmente sarà anche più forte. Ma se siamo questo tipo di persona, come Riccardo, cosa possiamo fare? Ecco, logicamente dobbiamo muoverci in base al problema. Se si tratta di un problema di rigidità dei femorali, in generale, bisogna intervenire, bisogna capire perché c'è rigidità. Molto spesso un muscolo è rigido perché il suo antagonista, quindi in questo caso il retto femorale, è debole e quindi il muscolo va in protezione. Potrebbe essere rigido perché c'è poca mobilità. Insomma, le cause possono essere diverse. Ma generalmente quello che possiamo fare è cercare di lavorare proprio sul centro di gravità. E nello specifico prendo l'esempio del bambino. Il bambino ha una testa che proporzionalmente pesa tanto di più. Quindi se io il carico del bilanciere da dietro lo sposto in avanti, ecco, dovrei avere un beneficio che mi porta a dover stare molto più verticale durante lo squat. E questo è esattamente quello che si fa quando si fa il front squat o si utilizza la safety bar, che semplicemente mi sposta il carico leggermente in avanti e mi porta a stare più verticale con il busto. Ma abbiamo altre due cose che possiamo fare per intervenire. Una è l'utilizzo degli elastici e le sleeve, che accumulano forza elastica e ci permettono di scaricare un filo quando siamo in basso, quindi rendere il movimento un po' più gentile nei punti più critici per il lower back, per il gluteo. E questo ci porta a introdurre lo sponsor di questo video, che sono proprio gli elastici e gli sleeve della Strength Shop. Si tratta di un brand che sicuramente non ha bisogno di presentazione e che mi accompagna da anni e anni nei miei allenamenti. In particolare si può prendere il kit di elastici, che sapete quanto li amo e quanto li utilizzo per i diversi esercizi, ed anzi, se ti interessa un video di elastici fammelo sapere qua sotto. E per quanto riguarda le sleeve, puoi sceglierle con diverse gradazioni di forza, quindi single ply o doppio o triplo, in base logicamente a quanto carichi. Ora, io personalmente mi accontento del singolo perché, non essendo un powerlifter, non utilizzerò carichi troppo elevati, e col single ply già mi dà quella sensazione di protezione al ginocchio e di riduzione delle forze della tensione e dello stress in zona. Qua sotto in descrizione trovi il link per Strength Shop e per risparmiare un ulteriore 10% puoi utilizzare il codice Rhino, che tra l'altro ti aiuterà a supportare questo progetto, questi video, quindi come al solito due piccioni con una fava. Detto questo, andiamo all'ultimo consiglio che puoi inserire, che è il
rialzo sotto i talloni. Ora, con un rialzo sotto i talloni, quello che succede è che andiamo a rompere tutto questo schema sostanzialmente. Il piede andrà in plantiflessione, quindi per arrivare allo stesso grado di dorsiflessione in basso, semplicemente andrò ad accosciare maggiormente col ginocchio, avrò una maggiore flesso estensione del ginocchio e di nuovo un inferiore flesso estensione dell'anca. Quindi questo mi porta ulteriormente a scaricare più tensione sui quadricipiti e ridurre la tensione su glutei e lower back. Ora, ovviamente una piccola parentesi, l'intento non è quello di ridurre tanto la tensione sul gluteo, perché il gluteo sarà sempre un muscolo portante dello squat, in effetti è il muscolo più forte che abbiamo, è quello che ci permette di dare la spinta forte in basso. Il problema qua è trovare un bilanciamento di forze che ci porta a essere quanto più performanti possibili e a ridurre il carico soprattutto sul lower back, che è un distretto che vogliamo tenere quanto più leggero possibile, in particolare nel momento in cui facciamo bodybuilding. Se parliamo di powerlifting invece, logicamente lo squat con bilanciere è quello che deve essere fatto da regolamento gara, e quindi in quel caso vale la pena di allenarsi per cercare di ottimizzarlo, ma sta di fatto che alcune strutture saranno sempre più vantaggiate e altre un po' di meno, quindi in questi altri casi magari puntiamo sullo stacco o sulla panca per accumulare più chili possibili. E spero che questo viaggio all'interno dello squat vi sia stato d'aiuto. Per il resto, qualsiasi domanda qua sotto in descrizione, e ricordatevi di supportare il canale, il progetto, iscrivendovi qua sotto. Proprio qua sotto, basta letteralmente un click e non avete idea di quanto sia importante per noi. Detto questo, io vi rimando al prossimo video.